Quando tagliarsi i capelli diventa un gesto di solidarietà e di amore verso chi più ne ha bisogno. Sono più d'una le donne bellunesi ed anche gli operatori del settore benessere che hanno aderito a progettualità solidali come il progetto Smile, un'iniziativa finalizzata alla donazione di capelli che verranno utilizzati per realizzare parrucche e ricostruzioni post-terapiche della chioma per pazienti oncologiche al solo costo della lavorazione. Abbiamo deciso di inserire tra i nostri servizi quello di questo servizio che si chiama Ti regalo i miei capelli, perché abbiamo trovato questa azienda romana che si chiama Tricostark, che insieme a Prometheus e Atri, che sono due onlus, hanno messo in piedi questo progetto che si chiama Operazione Sorriso, in cui c'è una raccolta dei capelli che vengono donati da delle clienti che li tagliano per questo scopo, proprio per poter dare delle parrucche alle donne, alle pazienti oncologiche, in modo che oltre a delle cure fisiche ci sia anche una cura psicologica, perché è molto importante quello di poter avere la bellezza dei capelli. E noi omaggiamo il taglio alle clienti che decidono di tagliarli proprio per donarli, e quest'estate è andata molto bene perché abbiamo avuto almeno una decina di clienti che hanno deciso di tagliarli con questo scopo molto speciale. I capelli devono avere una lunghezza minima di 28 cm. L'importante è che ci siano 28 cm di lunghezza. Noi abbiamo uno spago con cui li misuriamo, in modo tale che la cliente arriva e se la misura è giusta vengono intrecciati, vengono tagliati, e queste trecce poi le inseriamo in una busta che diamo alla cliente con le indicazioni giuste, perché poi è la cliente stessa che spedisce questi capelli a questa associazione. La cosa carina è che all'interno si inserisce la mail della cliente che ha donato, con un bigliettino di auguri che poi verrà dato a questa donna che riceve questa parrucca, in modo tale che a sua volta possa ringraziare chi ha fatto questo dono. Un gesto che fa bene al cuore sia per la persona che in primis dona i capelli, sia per chi potrà beneficiare di tale azione. È più forte l'impatto psicologico di poter regalare un sorriso a una donna, quindi ci si disfa anche dei capelli, che sono una delle cose più importanti per noi donne, ma c'è proprio quello di fare del bene e di aiutare chi non può. Anche perché tra l'altro non solo si aiutano le pazienti oncologiche, ma anche le pazienti che non hanno proprio economicamente la possibilità di accedere alle parrucche, che sono molto costose. Un gesto di responsabilità sociale messo a punto anche dagli stessi professionisti del settore benessere. Diciamo che poi il nostro settore può apparire effimero perché ci occupiamo di bellezza, ma per noi la bellezza ha sotto qualcos'altro, che è proprio anche quello di essere sostenibili nei confronti dell'ambiente, delle persone che lavorano con noi, e noi abbiamo cercato comunque di poter essere utili concretamente per qualcuno che ne ha più bisogno, e questo è stato un sistema anche a tema, insomma, capelli, con cui lo facciamo volentieri. Abbiamo raccolto la testimonianza di Daniela, che quest'estate, dopo tempo ed una lunga riflessione, ha deciso di compiere questo gesto di solidarietà, contribuendo a migliorare così la qualità della vita delle pazienti oncologiche e aiutandole ad affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia. Questa esperienza mi ha dato l'opportunità di poter aiutare qualcuno che non sta tanto bene in questo momento. Mi ha dato l'opportunità, magari chissà, di regalarle un sorriso con il semplice gesto di aver regalato i miei capelli. Ho impiegato quasi 3 anni per riuscire a fare crescere i capelli così lunghi, e erano una parte di me, ovviamente, una parte che adoravo, però ho sentito che questo gesto andava fatto perché qualcuno ne aveva sicuramente più bisogno di me, che io ovviamente bisogno non ne avevo certo. I capelli li ho tagliati, ormai sono anche un po' cresciuti, è passato un po' di tempo, ma rifarei 1000 volte questa esperienza. Aiutare il prossimo è una bellissima cosa, aiutarlo con qualcosa di proprio è ancora più bello.